ragazzi, io sono Alghisius e oggi si riprende con me Master Force 2 Zerklix Ninja. Si riprende. O per meglio dire, questo è un episodio molto particolare. Oggi andiamo a raccogliere tutti i frammenti indie. Tutti. In realtà vi devo dire un paio di cose della serie. Io alcuni li ho già raccolti. E infatti metterò a video i posti in cui li potete trovare. Iniziamo però a parlare un attimo dei frammenti indie prima di avventurarci. Questi frammenti qua sono simili. Questi frammenti qua sono pezzi della prova indie che ha solo. Il perché questi pezzi siano sparsi all'interno del gioco è francamente un mistero, probabilmente quando noi abbiamo rotto la barriera di solo in qualche modo i frammenti sono andati persi. E tocca a noi stare nel compito di rimetterli tutti assieme. Ora, questi frammenti sono 6 e si trovano in aree differenti del gioco. Questo è una specie di tutorial per trovarli tutti. Ma andiamo con ordine. Lo smettivo di parlare con questa persona qua. Posso produrre molto una materia, quindi merita un posto nel nuovo impero, spero. Allora, il nostro obiettivo è ovviamente parlare con quella persona, ma da trasformati, perché a differenza del 3, se non sbaglio, sì, qui, come nel primo, possiamo interagire con le persone per aiutarle solo quando siamo trasformati. Diamo un'occhiata a questo navigatore? Sì. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata a questo navigatore. Oh, il diario della vita grama. Allegria. XXX. Triste, da quando ho scoperto quella cosa, sembra che le persone vogliono starmi lontano. È come se ci fosse una barriera invisibile intorno al mio cuore. Potrò sopravvivere senza contatti umani? Non riesci a socializzare con le persone? Forse sono paranoico. Dici? Se vuoi scoprirlo, prova a parlargli. Ok, ok, andiamo. Mi invierò una mail come promemoria. Ok, ho ricevuto l'email. E parlargli assieme. Una domanda su un navigatore. Ciao. Perché non ho proprio voglia di parlargli? Sì? Perché hai trovato qualcosa? Sì, una cosa nera. Posso vederla? Spiacente, l'ho nascosta qui da qualche parte. Non è una cosa adatta ai bambini. Questo tizio non mi convince per niente. Dobbiamo trovare quella cosa nera. E in fretta. Dove diavolo era quella cosa? Scusate, ma non mi ricordo proprio dov'è. Una moto, una materia, su Luca. Ok. La moto. Che sia, ok. Rilevo delle onde che non mi piacciono. Dovremmo distruggere subito questo oggetto. Per trasformarsi, ho un brutto presentimento. Ah. Devo pure trasformarmi? Oh cavolo, chi pensava che questo episodio sarebbe stato così lungo? Pensavo di finirlo in 10 minuti. Che sia il frammento di cui parlava quell'uomo? Rilevo delle onde che non mi piacciono. Dovremmo distruggere subito questo oggetto. Ah! Oh, ok, questa evidentemente era una quest che andava fatta molto tempo fa. Ma è proprio... What? Mi hanno schivato tutto. Che imbarazzo. Ma guardateli. Ok, adesso ci siamo morti. Vengono a tirare il frammento indie 1. Wow, non mi aspettavo di trovare dei virus. Devo sbarazzarsene subito. Lo so, lo so. Cosa? Ah! Oh no, ci riproverò. Cosa? No, ci riproverò. Non funziona. Siamo costretti a portarla con noi. Mi secca, ma è sempre meglio che lascia già in giro. Dirò a quel tipo che la terremo noi. Ok, torniamo normali. Una domanda sul navigatore. Ma cosa stai facendo? Ridammela subito! Mi dispiace, ma ora lo atterrò per un po' io. Non so perché, ma all'improvviso sento che è un'ottima idea. Ok, puoi tenerla. Ti dirò tutto ciò che so al riguardo. L'oggetto si chiama frammento indie. Esistono 6 frammenti indie in tutto il mondo. O almeno così dicono. Scusa, non so dirti altro. Spero di esserti soltanto utile. Stai attento. È stato utile, non soltanto. Questi frammenti sono sparsi all'interno di tutto il videogioco. Sta a noi ritrovarli per ottenere un potere inimmaginabile. Allora, una volta che abbiamo sconfitto le Mu, dobbiamo andare nelle rovine di Ayla, la prima parte delle rovine di Ayla, e parlare con Pat dei trasformati. Dopodiché il nostro compito è ritrasformarci, andare nelle rovine di Ayla 2, quindi la seconda parte del villaggio, e battere i gemmi di Sparta. Una volta battuto i gemmi di Sparta, la versione base, Pat come ricompensa ci darà un frammento indie. Ragazzi, il frammento indie numero 4 invece, dopo aver ricevuto l'email da parte di Dark Phantom, il nostro obiettivo era quello di andare a prendere il globo misterioso nella base di Vega. Nel pallone luminoso in base a questo troveremo il frammento indie numero 4. Il frammento indie numero 5 si trova a Loch Ness,
nella seconda area. Bisogna parlare al signor Earth, che è disteso per terra, semi morto praticamente. Il frammento indie numero 6, in un posto molto molto particolare, si trova... Sì, mi pare che si chiamasse Picco Nero, al Monte Grizzly. Bisogna andare su in cima fino alla forma umana, ispezionare lo ski lift e dopodiché ritornare, trasformarci in Mega Man e da lì esaminarlo. E in questo modo esaminarlo. Troveremo un Earth che è deceduto, che ci darà un altro frammento indie. Ok, ora andiamo a prendere l'ultimo frammento. Ok ragazzi, ci siamo. Una cuccia, qualcuno ha fatto scappare il cane. Cos'è? Mega Man tiene frammento indie 3. Ragazzi, ora abbiamo tutti i frammenti indie e infatti riceviamo una mail. Ho ricevuto l'email. È il momento di aprirla. Frammento indie, punto 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 di domanda. Finalmente li hai trovati tutti e sei. Scommetto che ti sei già accorto dello straordinario potere custodito in ogni frammento indie e dell'aura di invincibilità che emana. Non ne sei affascinato? Non devi nascondere le tue emozioni. Se selezioni frammento indie nella schermata oggetto chiave, potrai registrare una schermata Brother. Quando ne avrai registrati 6, otterrai il potere di Mega Man Rogue. Nella forma Mega Man Rogue, il potere d'attacco di tutte le carte da battaglia a spada aumenterà di 50. Inoltre la capacità dell'aggancio dell'avversario verrà limitata, così potrai agganciarti con estrema difficoltà. Una volta per turno una barriera M si rigenererà per proteggerti. Gli attacchi nemici non potranno annullare la tua trasformazione in Mega Man Rogue, ma potrai prenderla solo seguito a una mossa contro BLF. Per rilanciare questo tremendo potere però non potrai usare le carte della battaglia Mega. Non dimenticarlo, mi raccomando. Il potere del frammento indie sarà sempre con te. Ma se dei brother reali vuoi registrare dei frammenti indie, sarai costretto a cancellarli. In altre parole, dovrai sacrificare ciò che hai di più prezioso. Questo è l'altissimo prezzo da pagare. Scegli il potere assoluto o il lega. Sceglierai il potere assoluto o il legame con i tuoi amici. Sono curioso di scoprirlo. Ragazzi, scelta di parole interessante. Comunque, quello che mi presto a fare io è equipaggiare i frammentini. Come potete vedere, adesso ci abbiamo tutti e 6. Però dobbiamo anche, per forza, togliere i nostri brother, come vedete, siamo costretti a farlo. Possiedi la prova indie, il potere estremo in cui credi solo tu. È stata aggiunta una carta da battaglia. Quando equipaggi la prova indie, le altre abilità sono annullate. Con l'abilità? No, infatti devo... Ok, perfetto. Devo rimuovere delle cose e in questo caso rimuoverò più 50. Ragazzi, di che carta stava parlando il gioco? Di questa carta qui. Dov'è? Eccolo qui. Prova indie. Di questa carta qui. Prova indie. Legame spezza guerriero indie. Legame spezzato guerriero indie disponibile. Questa, ragazzi, permetterà di trasformarci all'interno della battaglia. Senza di questa carta noi non potremmo trasformarci, quindi l'autotrasformazione non esiste con la prova indie. Possiamo trasformarci solo con questa carta. Ora direi di... c'era un modo per togliere tutte le carte, non ricordo male. Sì, ecco qua, perfetto. Direi di andare a prenderci tutte le carte. Qua non vanno ancora classificate, vero? No, porca miseria. Allora, ci sono dei tipi di carte che sono tipi di carte spada. Il problema è che non vengono classificate in questo gioco, quindi non so esattamente quali possono essere considerate e non considerate carte spada. Ok ragazzi, questo mazzo l'ho fatto veramente in pochissimo tempo, potrebbe essere francamente migliorato e potenziato. Lo scelgo da... no, le scelgo io le carte preferite, questa per questa, taglio elettro tutta la vita, tantissimo l'elettro, facciamo 70 e un pioggia flick. Ok, direi che siamo decisamente a posto con questo mazzo. Ora cosa dobbiamo fare? Andremo, a parte che acclimare una cosa particolare, avere un virus che ci... Oh, ok, è un po' sprecato effettivamente farvelo vedere così. Come potete vedere la carta già, le carte spada già aumentano di 50 in potenza. Purtroppo, essendo trasformati così, possiamo prendere solo le carte in colonna finché non ci trasformiamo. E eccoci qua, Mega Man Rogue. Allora, questa forma varia un po' in base alla versione a cui state giocando della serie. In questo caso mi sono trasformato in Zerker, ma semplicemente perché... E perché ho Apollo Flame?
o perché non ho copiato massimo. E vedete, purtroppo, ragazzi, come avete visto, le carte mega non funzionano. Cioè proprio sono inutilizzabili. Io direi a questo punto di provarlo con un vero degno avversario, cioè tipo Dark Phantom potrebbe andare bene. Dark Phantom IF naturalmente. Noi non ci facciamo. Non teniamo nessuno. Allora, parliamo delle cose brutte di questo mazzo. Come potete vedere, se io parto con una mano di questo tipo, e qua ci vengono veramente d'aiuto le vigili, non posso fare altro se non sperare che mi capiti la prova indie il più presto possibile. Perché se non è così, altrimenti ci sto facendo le cose malissime. Se non è così, vedete, io sono costretto a prendere ogni volta due carte dal mazzo. Ti ho preso. No, dimmi che ti ho preso. Sì, ti prendo, confesso. 850 che fa lampeggiare. Questa carta ovviamente è una delle più forti da usare contro Indy. E ragazzi, in tutto ciò non sta capitando sulla prova Indy. E ovviamente alla fine salta su. Come potete vedere, automaticamente quando equipaggiamo la prova Indy, la potenza della nostra carta aumenta. Noi imbracciamo la spada degli Zerker, ma in base alla versione del gioco useremo un artefatto diverso. E come potete vedere, è appena dimostrato, è stato dimostrato, una volta per turno abbiamo questa speciale barriera che ci protegge da un attacco. È una barriera in più, come potete vedere Falce fa 90. E Falce che no, e Falce che fa 4 colpi da 90 vuol dire che fa 360, che è una mostruosità di carta. veramente molto interessante. Vorrei testarla un'altra volta. Auriga, vieni qua, facci da cavia, non da chiava. Equipaggiamo però il trovacarte, perché magari, che ne so, ci va così bene che troviamo anche la IX. Perfetto. Ora però è più difficile perché è uno special. Dai. A differenza della normale trasformazione in Mega Man Zerker, questa trasformazione, come ci è stato detto prima, non può essere tolta con una semplice elemento diverso. Ma abbiamo bisogno di fare un contro BLF per toglierla. E cos'è un contro BLF? Domanda interessante. Che non è così semplice da spiegare, perché riguarda il PvP. E purtroppo non potete fare PvP, a poco senso che io ve lo spieghi. Però vedete che veramente le carte fanno un cifro di danno. E diciamo, la barriera mi ha anche parato in quell'istante. Sì ragazzi, lancia per 3 si potenzia e non è fatto. Ok, ce l'ho fatta all'ultimo, non pensavo neanche di farcela. Ok, sono preferito non rimanere fermo perché in quell'istante mi conveniva. Avrei potuto farmi colpire, ma dettaglio. Potete vedere, è utilissima la barriera perché veramente vi salva in moltissime occasioni. Non mi ricordo come si comporta con l'invisibile. Nel 3 aveva un comportamento molto particolare della serie, che la barriera non andava con l'invisibile attivo. Invece sembra che qui funzioni. Fermo 3. Vediamo se la faccia ci viene in aiuto. Vai, vai, vai. Ah, la faccia l'ha one shotato, non so per quale motivo. Potete vedere, ecco, spada Berserk fa 330. Che è davvero uno sproposito. E il soldato che ha cercato di bloccare il mio attacco è stato parato dalla barriera. Generale Riga ci ha dato ancora lo normale, ma d'altronde non mi sorprendo. Ragazzi, cosa molto interessante, Rottura Rogue si potenzia. Quindi Rottura Rogue non fa più 400 con la prova Indy, ma fa 500. Che è tantissimo. Cioè, 500 solo con una giga effettivamente è tantissimo. Il problema è che la sconsiglio io la prova Indy, perché se vogliamo mettere le due cose a confronto, conviene molto di più il potere del re delle tribù.
Andiamo, il re delle tribù vi raddoppia la potenza degli attacchi. Vuol dire che Rottura Rogue fa 900. Va bene che il re delle tribù dura solo 3 turni, ma sono 3 turni di inferno per l'avversario che avete contro. Questa porta si aprirà solo a colui che avrà equipaggiato tutti i frammentini. E ce li abbiamo! Mega Man esaminando mistero. E ora ottiene la carta stella Mina Giga 3. Sono arrivato fino a qua per aprire la porta. Mi è costato non so quanto tempo. Cioè, comunque sto registrando 28 minuti. Questo episodio doveva durare 10. Non so quanto sarà durato per voi. Spero non eccessivamente. Sono arrivato fin qua per aprire la porta con tutti i suoi frammenti indie e trarre un po' di conclusioni sul potere che ci viene affidato. Ragazzi, il potere della prova indie è veramente bellissimo, fighissimo, tutto quello che volete. E, cioè, se devo scegliere in quanto bellezza estetica, il potere che ci viene dato dalla prova indie è 100 volte meglio del potere che ci viene dato dal re delle tribù. Ma, come vi ho già detto, durante il percorso non sono sostenuto quella parte oppure l'ho tagliata. Il re della tribù è molto 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 più forte delle prove indie. È vero che ci dura solo 3 turni. Mettendo un po' i due poteri sulla bilancia, direi che c'è decisamente più... pende decisamente più dalla parte del re delle tribù. Voi cosa ne pensate? Lasciate un commento in merito. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. È stato un video un po' particolare, però è un argomento che tenevo a trattare perché non molti sanno che c'è la prova indie all'interno di Mega Man Star Force 2, quindi ho deciso di fare questo video apposta. Ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi. Se avete altri segreti o cose nascoste di cui volete parlare, sono molto molto favorevole, disponibile a farlo. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete piace, iscrivetevi. Spero di non averlo già detto, in questo caso ripeto. E noi ci vediamo in un prossimo video, quindi bella ragazzi.